Siamo con il noto giornalista di Isernia, Pasquale Damiani, che fra l'altro si occupa anche di storia, soprattutto della storia di Isernia. Il 10 settembre prossimo ricorre l'80° anniversario del bombardamento di Isernia. Pasquale Damiani ha organizzato un meeting di grosso livello, sabato prossimo all'auditorium, proprio che riguarda il bombardamento. Pasquale, ce ne puoi parlare? Questo documentario, un docufilm che noi proporremo il 9 settembre alle 18 nell'Auditorium di Isernia, rappresenta un po' ciò che è accaduto quel 10 settembre del 1943. Sono 38 anni di ricerca, perché questo progetto è partito nel 1985 a casa dello scrittore Franco Ciampitti. Eravamo io, lui e l'assessore allora al comune di Isernia, Tonino Gallotta. Io ero anche io giovane consigliere comunale e decidemmo di capire perché fino a quel momento non si era trovata un'immagine, una foto, un documento inerente al bombardamento. Ci siamo messi quindi al lavoro per cercare di reperire documentazione su quel tragico giorno e ci rivolgemmo anche all'allora dirigente del comune di Isernia, Fiera Luzzatto, che ci diede un validissimo aiuto e ci mise in contatto con il direttore della sezione fotografica dell'Imperial War Museum di Londra, Paul Kemp, che ci aiutò moltissimo, quindi aiutò anche lui nella ricerca dei filmati, perché le truppe inglesi dalla Sicilia salendo man mano fino al centro Italia avevano a loro seguito dei cameraman, dei fotografi che riprendevano tutti i paesi man mano. Ebbene, anche Isernia fu ripreso con l'arrivo delle truppe inglesi agli inizi del novembre del 1943. Da quel filmato e da quelle foto poi vennero fuori i primi servizi che io realizzai sul bombardamento e nel 1993 con l'allora sindaco Marcello Veneziale decidemmo di fare anche il primo libro con tutte le fotografie che abbiamo avuto dalla sezione fotografica dell'Imperial War Museum. Dopo 10 anni, quindi nel 60° anniversario, con il sindaco Gabriele Meloglio presentiamo un piccolo documentario di una ventina di minuti del bombardamento di Isernia. Man mano, nel corso degli anni, sono riuscito a recuperare altro materiale, materiale che poi è qui alle mie spalle, nel Museo Civico, che io ho donato al comune di Isernia. Infatti tutto il materiale che è qui nella sezione del bombardamento è tutta di mia proprietà, quindi una donazione che io ho fatto ben volentieri con la speranza che rimanga in perpetua memoria qui in questo luogo. C'è anche il sacrario con i nomi di tutte le vittime, sono 504 vittime e non 4.000 vittime come è stato finora, fino a un decennio fa, portato avanti, perché è un falso storico che io non condivido, perché si è sfruttato quel numero delle vittime per ottenere poi l'istituzione della provincia di Isernia e questo sicuramente è un fatto che non depone bene, ma la verità poi rimane quella che sono oltre 500 i morti, sono un numero notevole e nel corso degli anni, ogni 10 anni, ho organizzato sempre una manifestazione. Nel 2013 con il sindaco Brasillo, il secondo libro, I giorni dell'Apocalisse, con un altro documentario, ed ora siamo nell'80° anniversario con questo documentario che è il documentario finale, un docufilm che io do Ecco, quasi come. parliamone. Come sabato c'è questa grossa convenzione e tu sei stato l'artefice, se non il designato di questa organizzazione. Ci puoi parlare di questi video inediti di cui racconti nella Sì, comunicazione? questo è un compendio di video, sia i primi che sono arrivati dall'Imperial War Museum che gli altri che sono arrivati dagli archivi americani che si trovano vicino Washington. Mi sono avvalso anche della collaborazione del professor Giuseppe Albanese, che è uno storico per eccellenza e conosce bene quindi le tematiche della Seconda Guerra Mondiale, e con lui anche il professor Giovanni Cerchia, che sono anche loro gli stessi, oltre che i relatori del convegno, ma anche i protagonisti all'interno di questo docufilm, che è la durata di 70 minuti e che invito a vedere, perché ci sono immagini bellissime, suggestive, addirittura Padre Giacinto che esce tra le macerie della chiesa di San Domenico, di San Rocco, qui a Isernia, una chiesa completamente distrutta, con un bambino morto sulle spalle, quindi sono immagini anche molto Toccante. dure, toccanti. E poi la cosa bella è che nel 1956 un contadino di Isernia ha donato all'allora comune
il suolo dove poi fu realizzato il vecchio campo sportivo che tu ricorderai molto bene perché sei stato un protagonista anche tu su quel campo di gioco che rimane sempre nei ricordi di tutti noi iserniani. E diciamo quel contadino ha donato quel suolo a condizione che poi fosse intitolato alle vittime del 10 settembre. E abbiamo anche le immagini in esclusiva dell'inaugurazione del campo sportivo che molto belle, con la prima partita che fece l'Isernia con l'allora US Campobasso, quindi si vedono anche giocatori che tu conoscerai, quindi c'è il portiere Civetta per esempio che si ricorda con molto piacere, ma anche alcuni giocatori dell'Isernia che vale la pena poi di vedere. Concluderemo questo servizio poi con le immagini belle, quelle quando venne il presidente Leone nel 1963, era sindaco la mamma di Gabriele Melogli, Dora Montessori, e Leone appose la medaglia d'oro sul gonfalone della città. E questo è il compendio, un invito quindi tutti a vedere perché sicuramente sarà una bella giornata per la città di Isernia.